Quanto ci mette un uomo a tornare? Questa è un'altra domanda classica, no? Che sicuramente vi siete fatti e probabilmente cercate pure su Google. Adesso vi dico tutto io, prima mi faccio il caffè con la mia tè cinese dentro, che lascia residui, schifo. E allora, per tornare di media, vuoi prendere in considerazione il lasso temporale che ovviamente è necessario agli esseri umani per percepire l'assenza di un'abitudine o, tra virgolette, per percepire il bisogno di rientrare all'interno di un contesto abitudinario, quindi un'abitudine. Questa è la linea generale. Te la spiego in breve, te la rendo facile, ovviamente per profani, per sciocchi e profani, cerco di rendertela il più stupidina possibile. Quindi, partiamo dal presupposto che per la creazione di un'abitudine ci vogliono più o meno dai 21 giorni fino ai 365 giorni, anche un anno. Non state a sentire chi dice solo 21 giorni, ok? Ci vogliono anche più di 21 giorni. Dipende da quanto la persona riesce a far sì che un'abitudine si installi nella propria vita, dipende anche poi, ovviamente, da quanto una persona riesce a resistere senza il ritorno a una dipendenza, perché il ritorno sarebbe ritorno a una dipendenza se è stata creata una dipendenza, cosa che dovresti aver dovuto, avresti dovuto saper fare. Se mi segui da tanto tempo, dovresti saperlo fare. Se non mi segui da tanto tempo, inizia dai messaggi, scarica di 59 messaggi per fare impazzire, vai su Instagram e scrivi 59 in privato e te li mandiamo. Quindi dovresti aver saputo fare, insomma, in questo caso. Dunque, sono queste le due metriche che teniamo in considerazione: la dipendenza ed eventualmente poi il calo comunque della percezione di abitudine, bla bla bla. Quindi, linea generale, se c'è un'abitudine, quindi una situazione abitudinaria fra di voi, c'è cioè un taglio, avete troncato, ti ha aggossato, non ti sta rispondendo, eccetera, intanto dovresti usare 59 messaggi, intanto, inizi da là, che non sai fare nulla in questi casi di tecnologia, quindi inizia da lì, mi raccomando. Come linea base, quindi devi prendere in considerazione poi questi famosi fatidici 21 giorni, fino a 365 giorni per interruzione totale di un'abitudine. Ora, se il vostro rapporto era un rapporto stabile, quindi un rapporto abitudinario, è probabile che, per esempio, questa convivenza continua, no? Che magari avevate la vostra routine, quando venga interrotta si inizi a sentire la mancanza entro i 21 giorni e addirittura entro massimo 365 giorni. Quanto è instillata l'abitudine, quanto è grave la rottura, questo andrà a dipendere, e che persona è l'altra persona, io non la conosco, quindi non conosco il vostro contesto specifico, però in linea generale questo andrà a poterti dare un'idea di quanto tempo ci voglia per far sì che la persona torni o meno. Mi capitava per esempio in consulenza di azzeccare quasi con una precisione quasi da cecchino i mesi ci sarebbero voluti per far sì che tornasse una persona, quasi fisiologico, molto divertente per me, perché in consulenza no, conosco le situazioni specifiche, quindi posso dare insomma delle cose molto dettagliate. Quindi di conseguenza bellissimo, super divertente per me, ovviamente, che lavoro, però insomma per l'altro pure, perché poi dice ah cavolo, quindi funziona, cioè è azzeccato, come è possibile? Non faccio il cartomante, quindi non vedo il futuro. Vedo solo quello che succede intorno a me e basta, quindi sono un cieco di spiritualità. E, altra cosa importante, quindi, invece, poi è considerare la dipendenza. Se invece il rapporto non era abitudinario, ma era un rapporto dipendente, quindi l'altra persona aveva una dipendenza, quanto è stata forte la creazione di questa? Creare una dipendenza è un lavorone, non è una cosa che te ne esci e fai così out of the blue. Devi saper usare il love bombing, devi saper usare tutti gli altri strumenti di cui parlo spesso all'interno dei miei corsi, che sicuramente ti torneranno utili. E iniziare ovviamente a 59 messaggi è un buon modo per creare dipendenza all'interno di una dinamica ovviamente di frequentazione, eccetera. Anche qui le altre due variabili faranno il conto, quindi le due variabili toste e interessanti sono quelle che ovviamente riguardano la parte della soggettività della persona con la quale interagisci, quindi di conseguenza è un uomo di un certo tipo, di un certo calibro, una persona più assoggettabile, una persona più labile a livello psicologico, ovviamente, quindi a livello mentale,
è una persona ovviamente che ha subito una rottura di un certo tipo, ci sono vari fattori, però in linea generale se non era un'abitudine il vostro rapporto, lì puoi capire quanto ci vuole a tornare con la ricerca della dipendenza. E guarda caso, comunque più o meno i cali, diciamo la metrica di tempo, di giorni è sempre uguale, cioè la dipendenza di solito quando è creata in realtà viene creata anche attraverso un'abitudine. La dipendenza dall'alcol, sì, è una dipendenza dall'alcol, parlo educatore, in questo caso posso farlo perché sono dottore in scienze dell'educazione e formazione, per gli ignoranti e gli stolti che ovviamente mi beffeggiano su Instagram per il mio modo o comunque per la mia estetica, non sanno comunque che di fondo io ho anche studiato, differenza loro, ok? Sicuramente avete sentito la moto di fondo che ha dato il sottolineato questo aspetto. Chiaramente ignoranti che stanno là fuori non sanno, no, quali sono le mie specializzazioni, non sanno tra l'altro che io sono più di un coach, okay? Quindi sono proprio io, cioè solo perché sono io sto avanti, perché comunque ho un approccio troppo avanti rispetto a questi quattro poveracci che stanno lì fuori, non c'è niente da fare, cioè lo vedi, cioè, lo vedi dai video, okay? Quando parlo. Poi a volte mi tocca fare dei video che devono andare virali, quindi devo scendere in grado di stupidità. Fortunatamente quando faccio video lunghi posso beffeggiarmi, tra virgolette, da solo, prendermi un po' in giro e dire vabbè, mi faccio dei video lunghi, tanto so che questi video non vanno virali, non vengono visti, perché sono molto specifici, comunque richiede anche un certo quoziente intellettivo capire questi video. E capisco che purtroppo là fuori c'è un grado di ignoranza, non diciamo abbastanza marcante, marcata, insomma, un grado di ignoranza marcata, ecco, insomma, ignoranza marcata, diciamolo così. Quindi, insomma, in questi video mi esprimo un po' più nello specifico. Linea generale, tornando al discorso, non dilunghiamoci troppo, 21 giorni la linea teorica, anche un anno. Ora, questo non significa che tu stai lì ad aspettare che il Papa ritorni da te, anzi, dovresti immediatamente ampliare il volume. Tutto questo lo puoi fare ovviamente partendo già dai 59 messaggi per fare impazzire. Chi mi segue da tanto sa che vuol dire utilizzare la chat, sa quanto è importante la conversazione in chat, sa quanto è importante aumentare il volume di persone che conosci, quindi conoscere più persone nell'immediato, subito dopo aver troncato. Chi mi segue da tanto già li ha presi, 59 messaggi per fare impazzire, vai su Instagram, scrivi 59 in privato, ti mandiamo il link. Puoi utilizzarli senza problemi. Noi ci vediamo al prossimo.